Bentornati in questo nuovo video, un po' diverso dal solito perché non si parla di Formula 1, bensì di calcio. In questo video vi parlerò della maledizione di Gutmann. Vi parlerò di questo perché Gutmann e la sua maledizione è tornata in auge negli ultimi 2-3 giorni, poiché appunto il Benfica da giovanile è riuscito finalmente a vincere una finale di Youth League, ovvero la Champions League giovanile, che ha visto appunto trionfare il Benfica per 6-0 contro il Salisburgo. E dico che è stata una. Ho utilizzato il termine finalmente, poiché è dal 1962 che ci sta questa maledizione, appunto, che prende il nome dall'allenatore che l'ha lanciata questa maledizione. Ma com'è nata questa maledizione? Questa maledizione è nata perché Gutmann, dopo aver vinto la sua seconda Champions consecutiva nel 1962, non ottenne il premio in denaro che gli era stato promesso dal club portoghese, e lui disse che appunto il Benfica senza di lui non avrebbe mai vinto, non avrebbe vinto per i prossimi 100 anni. E da lì in poi, da quando Gutmann proferì queste parole, il Benfica perse 11 finali tra giovanili e squadra maggiore. E quindi il fatto che il Benfica giovanile, la primavera del Benfica, ha vinto la Champions League giovanile è un segnale molto. Che tutti hanno detto. E la maledizione si è spezzata. In realtà la maledizione non si è effettivamente spezzata, poiché Gutmann la lanciò sulla prima squadra. Quindi in realtà è vero, da un lato si è spezzata perché comunque il Benfica è tornato a vincere dopo che non vinceva 11, dopo 11 finali perse. Dall'altro però il Benfica. La maledizione era per il Benfica, la squadra maggiore, perché Gutmann ha allenato solo la squadra maggiore. Quindi in realtà non è. Quindi dal mio punto di vista la maledizione non si è spezzata del tutto, ma cioè per essere, tra virgolette, spezzata, per superare questa maledizione e non pensare più appunto a Gutmann, bisogna che il Benfica torni alla vittoria. Non mi riferisco ai giovanili, ma appunto alla squadra maggiore. Questa la vedo non, no, non la vedo in realtà una cosa non molto cioè una cosa probabile, nel senso che non per forza il Benfica deve vincere la Champions League, perché se si parla di Champions League, il Benfica a livello di organico non è una squadra che può vincere la Champions League. Però essendoci tre competizioni, Conference League, Europa League e Champions League, il Benfica ha una squadra che può tranquillamente vincere sia la Conference che l'Europa League, perché davanti c'ha giocatori del calibro di Darwin Núñez, di Everton, in difesa c'ha giocatori di esperienza come Otamendi e Vertonghen, quindi comunque è una squadra che tranquillamente l'anno prossimo può vincere l'Europa League. Dipende sempre da quello che avviene nel mercato, perché ci sono 3 mesi di mercato e quindi molti giocatori possono andarsene, possono arrivare, tutto quanto. Però Benfica, secondo me, se il Benfica riesce a portarsi a casa l'Europa League la stagione, non questa stagione, perché in questa stagione il Benfica è fuori dalla Champions League, è fuori da qualsiasi competizione europea, perché appunto è stata eliminata in Champions, non può partecipare alle altre competizioni europee, quindi se ne parla per la stagione calcistica 2022-2023. Però c'ha un grande organico. Molti hanno parlato, diciamo, tornando alla partita in sé, Salisburgo-Benfica. In realtà, da quello che riguarda i giovanili, è una partita, diciamo, con di
partita che capita molto spesso, perché se i 7 giovanili più forti, oltre alle big, che sono quello dell'Ajax, quello del Benfica e quello del Salisburgo. Infatti non è un caso che nelle ultime edizioni comunque sempre queste squadre sono quasi arrivate alle fasi finali. Poi è ovvio, capita per esempio l'annata in cui il Real Madrid di turno giovanile, il Barcellona di turno giovanile, il Dortmund di turno giovanile, ha dei giocatori che sono fenomenali, li buttano nella mischia e arrivano in fondo e la vincono. Però quello è un altro discorso, perché per esempio è capitato che il Borussia Dortmund ha buttato nella mischia, appunto nella Champions League giovanile, il Mukoko di turno, che ha fatto gol su gol e comunque ha quasi trascinato alla vittoria il Dortmund. E questa partita in realtà è la partita in sé. Benfica-Salisburgo è finita 6-0 per il Benfica. Il Benfica si è vendicato dalla sconfitta subita nel 2017, che in realtà è un intreccio, perché nel 2017, nella sconfitta del Benfica, nella vittoria del Salisburgo, nella disfatta del Benfica, era in campo João Félix, che noi tutti conosciamo, che poi è passato dal Benfica a Real Madrid per più di 100, per 100, per circa 130 milioni, 126-130 milioni circa, e adesso comunque non gli vale, però comunque è sempre un buon talento, quindi bisogna comunque sempre tenerlo d'occhio. E invece 2 giorni fa, perché la finale si è giocata 2 giorni fa, c'era in campo il fratello di João Félix, Hugo Félix, che anche lui è molto talentuoso. E quindi è stato un tra virgolette, molti hanno definito la vittoria del Benfica un po' come la vendetta di come il gesto che Hugo Félix ha vendicato il fratello. Quindi anche questi intrecci del calcio. E quindi in realtà sono molto contento per la vittoria del Benfica, perché comunque il Benfica è un perché comunque il Benfica sta tornando ad essere una realtà importante, quando in questo periodo si stanno creando altre realtà, perché basti pensare che tra le basti pensare perché basti pensare a quelle squadre piccole che come il Villarreal, che è arrivato in semifinale di Champions, e stasera stasera, che sto registrando il video, che è mercoledì 27 aprile, giocherà contro il Liverpool. Quindi io sono un romantico del calcio, e quindi quando ci stanno queste piccole squadre che stanno diventando delle realtà, mi inizio comunque ad appassionare e sono entusiasta e non vedo l'ora di quello che possono fare, perché comunque il bello del calcio è questo: la squadra piccola che vince contro quella più potente, quella sulla carta che è la favorita, che viene sconfitta dalle squadre underdog, dalle squadre considerate inferiori, dalle squadre che non hanno, sì, le sfavorite, quelle che per esempio, l'esempio concreto ce l'abbiamo con il Villarreal, e perché appunto, come ho già detto nell'altro contenuto, quello lì nel quale parlavo appunto di quello che era successo con il Bayern Monaco, il Villarreal zitto zitto, nessuno ne parlava, è arrivato in semifinale battendo il zitto zitto la Juve e il Bayern Monaco, e adesso c'è il Liverpool. Cioè, ci sono 180 minuti più gli eventuali tempi supplementari, se non addirittura i rigori per il sogno del Villarreal. Quindi queste sono le realtà che vanno valorizzate, e che bisogna essere orgogliosi di poter dire: ho visto quel giocatore,
di 17 anni, esordire in prima squadra e segnare la sua prima partita in Champions League 3 gol. E questo è il bello del calcio.